se uno Allora, fa una gamba va dall'ortopedico, no? eccoci rientrati in studio, come sempre durante la pubblicità si continua, no, un po' a discutere. Allora, vaccinazioni obbligatorie, siamo al momento della verità, il 10 marzo è il giorno dunque in cui tutti quanti gli alunni delle scuole dovranno essere in regola o comunque aver presentato il programma vaccinale. Sembra che non ci siano ovviamente previste proroghe, deroghe o quant'altro. I partiti politici in questi mesi di campagna elettorale, ma soprattutto anche prima, si sono confrontati anche in maniera piuttosto accesa, anche a favore e contro ovviamente questa normativa. Allora, qui lo diciamo anche per i telespettatori, abbiamo due medici, uno appunto è Fabio Verlato e Antonino Pipitone. Allora, Partito Democratico che sostiene la linea, diciamo, intrapresa Ministro dalla Valenzia. Lorenzina. Ecco, io faccio una piccola premessa Prego. proprio. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che in un paese che è sottosviluppato, eccetera, la prima cosa che devi fare è portare l'acqua potabile, servizi igienici. La seconda, prima ancora degli antibiotici, sono i vaccini. Cioè, i vaccini sono ritenuti non da noi Partito Democratico, ma da tutto il mondo scientifico, da tutto il mondo civile, come una misura base importantissima, che non cura solo la persona che riceve il vaccino, ma cura tutta la comunità. Io ricordo sempre, quando devo spiegare queste cose ai giovani, gli dico: ma tu hai fatto l'antivaiolosa? Loro mi guardano, sgranano gli occhi e tu non hai fatto il vaccino antivaioloso perché l'ho fatto io e L'abbiamo tutti fatto quelli noi, della mia età. certo. È stato abolito nel 76 quando è scomparso il vaiolo dal mondo perché stati vaccinati tutti. Certo, ecco, Io quando sono Verlato, andato in quello. America un anno, perché nel 75 ho vinto una borsa di studio per andare lì, ho potuto andare perché avevo fatto il vaccino contro il vaiolo. Per cui è importantissimo che venga fatto il vaccino. E perché sono stati resi obbligatori rispetto ad altre Ecco, perché è nazioni? quello più che altro che si Perché contesta. si è visto che in Italia, a differenza di altre nazioni, il tasso di copertura vaccinale scendeva, continuava a scendere. È arrivato quello del morbillo a 86%, per cui abbiamo avuto più di 5.000 casi l'anno scorso di morbillo, due morti nel mese di Nel mese di gennaio. gennaio. Il morbillo, uno pensa a una malattia che sia abbastanza innocua, no? In un caso su 1.000 può dare encefaliti e morte. Il Certo. vaccino del morbillo può dare delle complicazioni, una ogni 2 milioni. Siamo su questi termini. Per questo si è intervenuto in questa maniera decisa nel dire: guardate, se volete mandare i bambini a scuola dovete perlomeno portare il certificato che siete, o Vaccinati, che siete però vaccinati o che siete in procinto di di farlo, farlo. certo, che vi siete organizzati. Lorenzo Damiano, popolo Sì. della famiglia. Allora, quest'obbligo a voi No, no, piace, non assolutamente. Noi piace? chiediamo l'abrogazione. Peccato, peccato che il Partito Democratico si è dimenticato che ha portato milioni di extracomunitari in Italia e poi sono andati in Europa e non li ha fatti vaccinare. Quindi voglio dire, noi perlomeno in Europa Vengono siamo vaccinati tutti, abbastanza sicuri. stupidaggine. Vengono vaccinati tutti, No, no, stupidaggine. assolutamente no. Stupidaggine. È questa autorità, no, che non va bene. Intanto chiediamo al popolo italiano la libertà di scegliere alcuni vaccini. Certe malattie in Italia non ci sono più e questa imposizione di queste grandi lobby delle case farmaceutiche che dominano le Stupidaggine. politiche internazionali che ci dà molto fastidio, ma non solo a me, a miliardi di persone. Non sono l'unico che parla di questo. Quindi diamo in mano al popolo italiano la sovranità di decidere cosa vuole fare e non in mano a 5, 6 deputati o 10 deputati che per vantaggi Diamo alla scienza, finanziari, diamo alla ma scienza io solo non l'ho stupidaggine, interrotta, diciamo per vantaggi così. finanziari obbligano le persone, le famiglie. Ci sono milioni di extracomunitari che sono entrati in Italia e che non gliene è fregato nessuno, non solo lo sfruttamento di questa gente con le cooperative rosse che li hanno messi in mezzo alla strada e dando soldi a questa gente, ai noi italiani, a morire di fame. Loro pensano ai vaccini e noi moriamo di fame. Ci sono delle priorità nella politica, prima di tutto. Questa è un'imposizione che viene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che vuole controllare, vuole fare speculazione. Allora cosa facciamo adesso? Obblighiamo anche a fare i vaccini per l'influenza?
Cioè, non ho capito, cioè, io devo essere libero nel mio paese, in Italia, che è molto sicuro, perché muoiono più persone con l'influenza, attenzione, non come ha detto il signore, che rispetto ovviamente la sua posizione, non è che lo sto criticando. Quindi no, abrogazione immediata della legge Lorenzin, oltre al biotestamento, oltre alla libertà, e quindi libertà di scegliere. Assolutamente, in Europa sì. Okay, Francesco. Allora, io dico questo, e indubbiamente il problema esiste, però dico anche una cosa, siamo sicuri che poi questi vaccini non creano, esatto, delle patologie, non so, fra 5-6 anni, ragazzi. Cioè è un grosso affare per le multinazionali, indubbiamente. Assolutamente, però sì, io noi, lo confermo, perché noi non lo sanno. Noi abbiamo anche... abbiamo l'Istituto Farmaceutico Militare, abbiamo, il quale ha tutti i principi, ha tutti i principi attivi. Tanto per dire, adesso nelle farmacie hai difficoltà a trovare l'antitetanica, i militari gli dispongono, per dire. Questo i militari vero. Sono riusciti nell'89, quando ha avuto dei problemi sanitari della Romania, sono riusciti a mandare 1.200.000 pastiglie di aspirina, e quando c'è stata Chernobyl sono riusciti nel giro di pochi giorni a produrre 500.000 per via orale, per, diciamo, per tutelare da disturbi tiroidei. Addirittura nel 2009, mi pare, hanno fatto per il Ministero della Salute il vaccino per l'influenza suina. Allora dico, mentre l'Istituto Farmaceutico Militare, che anche l'industria per fabbricare queste cose, rappresenta in fin di conti lo Stato e usa la diligenza del buon padre di famiglia, le multinazionali guardano il profitto. Insomma, il dubbio mio è questo: è giusto che ci sia la prevenzione, però il dubbio che tante persone hanno è un domani che effetto potranno avere. Perché nella sanità abbiamo già visto degli scandali, a Padova abbiamo visto che hanno le valvole. Sì, beh, vabbè, queste sono, cioè, nella sanità viene fuori di tutto, il contrario di tutto, ecco, insomma. Sì, sì, comunque è stato chiaro il suo l'intervento, no? Volevo sentire Pipitone. Ma io devo essere sincero, rimango allibito. Sentire persone che... Lei che lavoro fa? Io? Se mi posso permettere. Il libero professionista. Lei che lavoro fa? Io faccio direttore marketing, un ufficio New York. Perfetto. Allora, nessuno ha un'esperienza scientifica. Io penso che di queste cose ne devono parlare chi ha competenza di queste cose. Quello che io ho detto la trova su Wikipedia, okay. È il segreto. Perfetto. Di Pulcinella. Siamo a sui livelli. Allora, lei non è titolare del sapere, guardi, assoluto. Se mi consente, ho studiato qualcosa più di lei e faccio il medico. Ma forse lei ha studiato male. Lo sa cosa diceva Einstein, lei, che la stessa percentuale non si permetta di mettere in discussione la mia professionalità. Francesco, non ha detto che lei fa il cattivo imprenditore. Lei sta dicendo a me che faccio il cattivo medico, e già partiamo male. Non si permetta, io ho studiato. Non si avvoli da solo, comunque. Io dico che ho delle competenze che lei non ha. Se parlavamo di imprenditori, lei probabilmente ha più il colpo. Su questa cosa qua dei vaccini e sulle multinazionali è la balla stratosferica del secolo. Allora, innanzitutto ci sono circa il 90% delle famiglie italiane che ora ci guardano, che vaccinano i loro figli, ce li vaccinano già. Significa che questi qua sono figli delle multinazionali, sono quelli che hanno consentito a quel 10% che non si vaccina volontariamente, di genitori che non vaccinano i figli, di salvarli. Ma adesso non ce la facciamo più a salvarli,
perché si sta abbassando drasticamente anche in Regione Veneto, in maniera improvvida. La Regione Veneto nel 2007, in maniera assolutamente sbagliata, hanno fatto quell'esperimento di togliere la vaccinazione obbligatoria, e noi siamo arrivati con le vaccinazioni, quelle le quattro obbligatorie, intorno al 90%. Quindi antitetano, antipolio, eccetera, eccetera. Ma è tutte quelle non obbligatorie, tra cui il morbillo ed altre, al di sotto del 90%, vicino all'85%. Questo ha creato delle piccole, anche in Veneto, anche delle piccole epidemie, con danni, come diceva il nostro il collega Fabio Verlato, gravissimi, che non è solo il fatto che uno muore uno ogni tot, ci sono gravi problemi dal punto di vista di encefalite, di danni cerebrali, di danni dal punto di vista polmonare, dell'apparato respiratorio, ma cose di una gravità inaudita. Sentire oggi che c'è un gruppo di la maggioranza degli italiani che responsabilmente vaccina i loro figli e che vengono come se fossero vittime delle multinazionali, è quel 10% che oggi si ostina a non vaccinare i propri figli come se fossero i geni della sanità. Io penso che un paese serio fa come ha fatto la Lorenzin, mette la vaccinazione obbligatoria, che è l'unico modo per salvare le future generazioni. Io ho detto che c'è l'alternativa alle multinazionali, io ho detto che c'è l'alternativa alle multinazionali, posso chiedere al dottore, che è una cosa ben diversa. Posso chiedere al dottore il nome di un'azienda italiana che fa il vaccino? Guarda, a me non interessano le aziende, né che sono italiane e né che sono straniere, va bene? No, è molto importante. Le aziende, le multinazionali hanno interesse che scoppino le epidemie. Ma scusa, quello che non si capisce. Ma scusi una cosa, la Lorenzin prima da che parte stava nel PD? Cosa? La Lorenzin era ministro della ministro per 5 anni. Con che partito? Era il partito che era il partito del fare, allora. No, ma sì, con che coalizione? Col Partito Democratico? In coalizione al centro-sinistra. Benissimo. Allora, se adesso ad marzo la Lorenzin passa di nuovo al Partito Democratico con coalizione, lei cosa fa che è candidato della Lorenzin? Scusa, ma ognuno è la sua vita, a me, scusate, che la Lorenzin. No, ma è una domanda che le ho fatto molto semplice. Che la Lorenzin passi dopo col Partito Democratico? Ma francamente, a tutti, io sono dal centro-sinistra, sono sempre stato dal centro-sinistra. La Lorenzin, voglio dire, stiamo condividendo un percorso importante. Per esempio, uno dei motivi per cui io sono con la Lorenzin è che lei ha fatto delle scelte politiche serie dal punto di vista sanitario. Una di queste non c'è un'azienda italiana. Ma cosa che significa questo? Perché, ma significa molto, ma moltissimo. Un attimo, se lei ha delle prove, di cosa va in procura e denuncia le multinazionali? C'entra, come? Hermano, io credo che ci sia una. La Lorenzin inconsapevolmente ha sollevato un grossissimo problema, che prima era un problema assolutamente quiescente, quello dei vaccini. Vi rammento che la prima proposta della Lorenzin era 12 vaccini in un colpo solo, che non ne facevano 12, quindi non poteva attuarlo. Questo dà un'idea che forse aveva dei consiglieri un po' che non conoscevano bene la situazione. Molto. Ma va bene, comunque è passata la legge e si sta dibattendo in maniera contrapposta, ma con poche argomentazioni, se il vaccino fa bene o se fa male, se va bene o se va male. Se dobbiamo discutere ancora se fa bene o fa male il vaccino, io mi arrendo proprio. Non c'è problema. Anzi, pure scusi, siamo in una fase di dibattimento e lei si arrenda pure e nessuno la obbliga. Mi scusi. Allora, che i vaccini abbiano degli effetti collaterali è ormai consolidato, tutti lo sanno. Evidentemente e ci sono un numero molto differente di vaccini dello stesso tipo. Quindi si può pensare che questo problema che è stato sollevato, per cui si sono addirittura vinte delle cause perché il vaccino nuoceva, ha nuociuto a quello che è stato, al soggetto che è stato iniettato, ha determinato la problematica se è possibile che tutti possano indifferentemente uno dall'altro accettare lo stesso vaccino, la stessa quantità di vaccino. E mi pare che in questa discussione
siano venute fuori anche delle argomentazioni scientifiche. Cioè, ci sono persone o età diverse che possono accettare in una certa maniera il vaccino oppure hanno delle reazioni che possono portare anche a situazioni di patologia aggravata e addirittura alla morte. Allora evidentemente non è un farmaco indifferente, ognuno ha una reazione specifica a seconda di come è organizzato il suo organismo. Se le sue reazioni anticorpali sono, diciamo, nella norma, allora può sostenere un rapporto con questo vaccino. Il vaccino, lo parlo non per voi ma per il pubblico, sostanzialmente è introdurre nell'organismo un agente patogeno, però un agente, diciamo, non infettivo, nel senso che o è attenuato, quindi non ha più le endo o esotossine che avrebbe invece un agente patogeno normale, oppure è morto, viene soppresso e viene iniettato all'interno dell'organismo in quantità minima. Questa quantità minima non, a volte non riesce a far reagire l'organismo e riconoscere questo oggetto come patogeno e quindi non riesce a evocare anticorpi. Per questo si aggiungono degli adiuvanti, si crea un'infiammazione locale in maniera tale che poi le proteine si muovano del fegato e vadano a prendere lo stampo dell'agente patogeno, lo portano al fegato, producono gli anticorpi e gli anticorpi e il fegato si crea una memoria che può durare un anno, può durare 10-12 anni, per cui l'individuo diventa immune a quella e quindi non solo non si infetta lui, ma non è neanche portatore di infezione, e questo è il meccanismo del vaccino. Però non tutti hanno le stesse reazioni, questo è il punto. Allora, non è che siamo tutti buoni o tutti cattivi, abbiamo delle reazioni che sono diverse e abbiamo, per esempio, questo è uno dei risultati molto recenti, che nella ricerca, perché si parlava che, parliamo dell'aspetto militare, che l'uranio impoverito poteva determinare delle patologie anche cancerogene. E abbiamo un certo numero di militari che hanno sofferto di questo cosiddetto uranio impoverito. La commissione che ha seguito questo e ha analizzato 600 militari che hanno avuto problemi di questo genere ha constatato che in realtà si presume con una certa, diciamo, esattezza che questo uranio arricchito non sia stato lui il vero provocatore, ma siano stati i vaccini che sono stati iniettati in maniera anche un po' eccessiva. E questo è uno studio che è uscito recentemente nel 2017, quindi pone il problema come migliorare i vaccini. I vaccini, non c'è dubbio, hanno tolto, come ha detto il dottore prima, hanno tolto dalla faccia della terra delle patologie che erano devastanti, ma non sappiamo quante persone sono morte per quel vaccino, che reazioni ha avuto, perché a quell'epoca la sensibilità nei confronti del vaccinato era estremamente bassa. Oggi siamo molto attenti ai figli, siamo molto attenti alle patologie dei figli, se stanno bene, se stanno male, come si coordinano, eccetera, e quindi questa attenzione ha fatto sì che prendiamo a riferimento una legge, è stata quella la scatenante, che dovrebbe, a mio avviso, stimolare maggiormente la ricerca sui vaccini. Io non sono dell'avviso di eliminare i vaccini, ma aumentare la ricerca sui vaccini, perché sicuramente si possono migliorare. Il livello 2 dei vaccini, di fronte a una presa di coscienza di questo, scientifica di questo genere, può migliorare. Prego. Scusi, posso dire una cosa, un secondo, così? La patria protestà. Prego. Robe velocissime. Perché la Lorenzin ha messo questa obbligatorietà dei vaccini? Perché non c'è in Spagna l'obbligatorietà dei vaccini? Perché in Spagna hanno una copertura vaccinale che supera il 95%. E perché succede questo in Spagna? Perché
in Spagna non hanno partiti politici o non hanno giornalisti eccetera, che fanno campagne contro i vaccini. E allora la gente va a vaccinarsi e non hanno le complicanze, non sono in accordo con lei direttore, non hanno le complicanze che lei citava. Non siamo degli sprovveduti, io dirigo il distretto e anche i posti dove vengono fatti questi vaccini qua a Padova. Prima di vaccinare un bambino viene fatta un'anamnesi, cosa vuol dire? Gli si chiede chiaramente ai genitori se ha particolari allergie, se è immunodepresso, si fanno dei prelievi, se no, si fa una valutazione. Infatti non si parla di copertura del 100%, perché non puoi vaccinare tutti, alcuni bambini non possono essere vaccinati, ma si può arrivare al 98 tranquillamente. Io ho il caso, tra l'altro è la figlia di un mio caro amico che ha avuto una leucemia, dopo 2 anni è ancora immunodepressa, va a scuola con la mascherina. Ma se per caso questa bambina si brinca al morbillo perché c'è un bambino non vaccinato che si ammala, lei sicuramente muore. Lei sicuramente muore. D'accordo. Per cui il discorso se fosse vaccinata morirebbe comunque. Già vengono prese tutte le precauzioni. Certo. Delle piccoli fastidi possono venire fuori, l'arrossamento cutaneo, eccetera, ma febbre. Non ci sono problemi importanti proprio perché viene fatta un'anamnesi prima e si valuta prima. Ma quel 98% che può essere vaccinato deve essere vaccinato per coprire proprio tutta la popolazione. Ecco. E se noi non facessimo delle campagne contro, come purtroppo fanno i partiti dell'opposizione attuale, la Lega, 5 Stelle, se non avessimo 5 Stelle deve ancora parlare, la Raggi insomma si è espressa in maniera comunque se non avessimo queste, se tutti fossimo compatti come in Spagna a dire vacciniamo tutti perché è una misura sanitaria che è utilissima a tutti, non avremmo bisogno di mettere l'obbligatorietà perché lo farebbero tutte le famiglie. Comunque Morile Movimento 5 Stelle. Anche in questione, anche alla scadenza del 10 marzo, tra l'altro. Allora, tra parentesi, io sono della mia personale convinzione che il vaccino sia il farmaco storicamente più efficace. E quindi io non sono un medico, sono un antropologo e quindi mi rimando a quelle che sono le posizioni scientifiche, non mi sognerei mai di discutere la validità di un farmaco rispetto ad un altro e qui bisogna avere una onestà intellettuale nel farlo. Io tra l'altro ho proposto una mozione, essendo capogruppo 5 Stelle al Comune di Padova, ho proposto una mozione al sindaco e all'assessore ai servizi scolastici in merito alla scadenza del 10 marzo. Sappiamo che è una delle ultime date attraverso le quali bisogna attestare che siano compiuti questi vaccini, altrimenti il bambino dovrebbe in teoria interrompere il suo ciclo, la conclusione della sua frequenza a scuola. Noi sia in regione che in comune a Padova ho presentato e dovrebbe essere accolta, almeno ho sentito una apertura positiva da parte dell'attuale amministrazione, di consentire ai ragazzi di chiudere nell'anno scolastico fino a giugno, visto che siamo ovviamente a marzo, a metà marzo. Quindi ecco, ho fatto questo tipo di sforzo raccogliendo le istanze dei genitori, che ovviamente sono ragazzi che hanno iniziato l'anno scolastico e che devono comunque provvedere a quello che è l'iter obbligatorio per legge, ma consentendo loro comunque la possibilità di concludere l'anno scolastico. L'anno scolastico, certo. Damiano, questo è un tema molto delicato e dovrebbe essere discusso in modo molto più serio, sicuramente in mano a coloro i quali ne hanno competenza, ma quello che mi ha meravigliato, e ha meravigliato molti italiani, è l'autorità con la quale questo decreto è stato proposto. Patria potestà addirittura, cioè, non so se mi spiego, patria potestà, certo. Se non vaccini i miei figli e addirittura sanzioni amministrativi, ma io potrei comprenderlo se ci fosse, non so, una dittatura. C'è una dittatura, patria potestà, ma qui siamo nel 2018, ma che quale potestà? E allora, e questa è la gravità della cosa, questo è grave, che c'è un comando, un'autorità, è come quello che ci fanno credere oggi che c'è il pericolo del fascismo, che non c'è. Perché? Perché creano questa politica di terrorismo? Perché loro hanno paura che il popolo nella libertà sia libero di individuare che veramente loro attualmente sono i veri fascisti
che vogliono far credere che ci sono i fascisti di oggi, ma non ci sono, sono loro che vogliono comandare con autorità. La patria potestà è dittatura pura, attenzione, dittatura pura. Un attimo solo, abbiamo un telespettatore che è in attesa per intervenire, il signor Lorenzo. Buonasera signor Lorenzo, lei chiama da dove? Sì, buonasera, chiamo da Jesolo. Prego. Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo bene, prego. Abbasso un pochino il televisore. Dunque, io sto seguendo un pochino la cosa perché mi sta particolarmente a cuore, sia per un bambino e anche per tutti i bambini che ci sono in ballo, che vengono tirati in ballo, no? Come se fossero carne da macello. Una cosa voglio ricordare, signori, l'importanza dei vaccini. Va bene. Un vaccino deve essere fatto quando? Quando c'è un'epidemia in corso, quando c'è un rischio reale di contrarre qualche malattia, ok? Quindi uno si vaccina e da no a poco per far no, perché l'anamnesi non la fa nessuno di voi, sia chiaro. Si fa per un documentato per la poliomielite, che è stata l'incubo dei nostri nonni e per la quale un dottore, adesso non ricordo il nome, ha sviluppato un vaccino con varie senza trarne nessun guadagno. Ok, noi adesso teniamo a iniettare a dei bambini che hanno 3 anni, ok, 12 vaccini dei quali non sappiamo la composizione, perché ci viene richiesto di firmare un'autorizzazione alle case farmaceutiche con le quali si liberano, no? Da ogni responsabilità, nel qual caso il bambino subisce dei danni. E chi se le assume? Il genitore. Il genitore non è né un medico, né uno scienziato, né ha la possibilità di capire, né tantomeno di leggere un bugiardino, per sapere cosa sta iniettando a questo povero bambino. Ok? Quindi questo mi trovo d'accordo con l'altro signore del quale, mi chiedo scusa, non ho capito bene il nome, è una dittatura che ci impone di fare gli interessi di industrie farmaceutiche, no? Per chissà quali scopi. Io chiaramente sono di mio un po' così, tendo a vedere le cose strane in giro per il mondo, però questa cosa io ce l'hai molto piano. La patria potestà è una cosa che deve essere salvaguardata a ogni costo. Okay? Un'altra cosa, mi rivolgo a quei genitori che hanno vaccinato i loro bambini. Ok, li avete vaccinati? Dovreste stare tranquilli allora. Non c'è pericolo che i vostri bambini contraggano le malattie che potrebbero contrarre i nostri. Ok? Perché il vaccino, adesso si tende a dire che attenua le complicanze casomai si prende, come? Ma l'abbiamo vaccinato perché non si prende la malattia o perché deve attenuare delle complicanze? Allora calma signori, i bambini devono sviluppare il proprio sistema immunitario facendo tutte le malattie come era una volta, perché mi ricordo da bambino i nostri pediatri consigliavano di prendere tutte le malattie, ma addirittura ci mandavano a casa di bambini che avevano il morbillo, no? Per prendere e sbrigarsi a fare queste cose. Va bene. Grazie. Signore cari, io non voglio andare oltre perché la cosa grazie del suo intervento, signor Lorenzo. Ecco, sì. Adesso facciamo intervenire un'altra signora. Anzi, una signora, non un'altra signora. Chiedo scusa. Abbiamo la signora Fiorenza in attesa. Questi tempi. Buonasera, signora. Da dove chiama lei? Sì, buonasera. Chiamo da Selvazzano. Sì, prego. In comune, in provincia di Padova. Ecco, senta, io vorrei esprimere una riflessione. Prima di tutto, quando ci sono diciamo, diverse interviste su questo argomento, anche nei tempi ultimi scorsi, non è mai stato sentito un immunologo che spiegasse all'opinione pubblica lo sviluppo del sistema immunitario nel bambino. Seconda cosa, a 4 mesi, quando si comincia la profilassi vaccinale, i genitori, eccetto della familiarità, non sanno niente del bambino,
non si è in grado di sapere se è allergico a qualcosa. Possiamo solo ragionare sulla familiarità. Allora, signora, ecco, Fiorenza, vuole chiedere qualcosa in particolare oppure ha qualcosa da dire? Sì, ecco, vorrei sentire un parere su questo argomento. E una terza cosa, ho avuto anche un'esperienza familiare non diretta di una bambina che al secondo richiamo vaccinale immediatamente dopo è stata rianimata. Questa situazione, questo shock ha compromesso definitivamente il suo sviluppo psicologico e anche fisico, e quindi io mi chiedo se con l'attuale programma vaccinale, in un sistema immunitario che non è diciamo appunto ancora sviluppato e non a caso riceve gli anticorpi della mamma per essere protetto, una simultanea iniezione di diversi microorganismi, mi chiedo che azione possa avere, certo, il sistema immunitario. Chiarissimo, adesso cerchiamo di risponderle, signora, grazie. Grazie a lei, buona serata. Abbiamo un ultimo telespettatore, poi ritorniamo ai nostri ospiti. Abbiamo Mirko. Signor Mirko, buonasera, lei chiama da dove? Pronto? Io chiamo da Padova. Prego, prego, signor Mirko. E faccio tanti gli auguri di buon compleanno, tra qualche giorno ermano Casen. Auguri. Che è stato con noi docente dell'Università di Padova, e grandissimo per quello che il settore scientifico disciplinare della televisione. Prego. E stasera, guardando la trasmissione, mi sono reso conto della capacità di Ermanno. Deve abbassare la televisione, se no non ci sente. Di comunicare bene concetti che sono scientifico disciplinari diversi da quelli che appartengono alla comunicazione o ai nostri rapporti con il mondo del dire, ma avendo avuto come docente io di cinema del Reale all'Università di Padova rapporti con paesi del terzo mondo dove francesi hanno provato in Senegal quello che era la poliomielite negli anni 80, hanno creato dei sistemi di distruzione assoluta dei corpi umani verificati, insomma, a livello scientifico. Io ho due figlie, sono entrambe vaccinate per quelle che sono le problematiche principali della vita, ma non per 10 diversi costrutti che possono creare problemi al sistema immunitario. Avessi adesso mia figlia più piccola, 11 anni, l'altra 13, dovessi avere adesso una nipote con Lorenzin, che io personalmente ho sempre votato il PD e tutto quello che era l'area che ha creato questo sistema informativo assolutamente incompetente dal punto di vista sanitario riguardo a quelli che sono i vaccini. Io in questo momento dico molto bene per questa trasmissione, e comunque date senso a un problema veramente profondo in quelle che sono le sistematiche del nostro vivere fin da bambini. Pensate di mettere 11, 12, 13 vaccini in un sistema immunitario che non è capace, nel momento in cui di cosa parla? Questa situazione è stato chiarissimo. Adesso proviamo a rispondere, signor Mirko. Buona serata, grazie intanto del suo intervento. Posso aggiungere un piccolo contributo? Sono 6 vaccini che vengono messi a tempo indeterminato, e invece 4 sono per 3 anni, poi si rivaluterà. Tra questi 4 c'è anche l'antirosolia. Io mi ricordo
quando mia moglie aspettava i figli, siccome non aveva avuto la rosolia da piccola, c'era una particolare attenzione, doveva stare attenta, perché se prendeva quella malattia c'era il problema di avere malformazioni importanti, fetali. Quindi pensiamo invece alla fortuna di aver vaccinato le nostre figlie, che non avranno più questo problema, non dovranno. E per cui veramente la scienza ci dice, e programma anche la scienza con vari studi, con i vari immunologi, non è che siamo noi che decidiamo quando e come fare questi vaccini. Sono stati fatti degli studi particolari sui sistemi immunitari dei bambini, quando è il momento giusto, quando non c'è la reazione, e lì è stato programmato, ma non da noi, tutti i paesi civili lo fanno. E quindi pensate veramente, quando si fanno tante campagne antivaccinali, che costringete poi a fare queste leggi, perché quando scendiamo sotto un certo tasso di copertura rischiamo mamme che poi si ammalino, che facciano aborti o bambini malformati, rischiamo epidemie che poi portano alla morte, specialmente bambini immunodepressi che non possiamo vaccinare. Cioè è veramente un po' medievale, scusate, questo tipo di approccio che va contro i vaccini, perché veramente i vaccini è la prima cosa sanitaria per difendere la salute dei cittadini. Le affermazioni generiche purtroppo pongono dei limiti. La rosolia non è generica. No, le affermazioni, non la rosolia. La rosolia è una patologia ben precisa, si conosce, eccetera. Però di fare tutto l'erba un fascio, visto che la scienza oggi sta progredendo e lo può fare rapidamente, direi che è necessario che le case farmaceutiche, e che peraltro, tra parentesi, è tutto loro vantaggio, si premuniscano per fare delle analisi prevaccinali, perché a un bambino di 8 mesi, un anno, 3 anni, non è possibile sapere quali sono le sue effettive reazioni quando al momento del vaccino arrivano decine, centinaia di bambini che devono essere vaccinati. Nessuno ha il tempo di sapere con chi sta trattando, salvo a dire facciamo un'anamnesi, quando ciucciava il latte piuttosto ha avuto delle allergie, ha avuto delle malattie, quella malattia ha avuto, eccetera. Dopodiché si inietta un vaccino, peraltro un vaccino in una posizione che normalmente i nostri anticorpi vengono fatti nell'apparato digerente e non attraverso, diciamo, l'apparato muscolare, invece viene iniettato nel muscolo il vaccino, e da lì vogliamo ottenere una reazione anticorpale, che è quella che vogliamo avere per evitare che il soggetto sia patologicamente, non sia patologicamente esposto, ma anche che non sia portatore a sua volta di patologie. E questo sarebbe l'ideale. Su questo siamo tutti perfettamente d'accordo. Come fare le cose, questo è l'altro problema, perché in questo fenomeno di vaccinazione viene fuori che la Commissione Mandelli del Ministero della Difesa scopre che cosa? Che non è l'uranio impoverito, ma sono la quantità di vaccini iniettati nei militari, peraltro sotto stress, quindi esposti a movimenti, cose di questo genere, per cui si ha un aumento delle patologie e dei tumori. Una cosa di questo genere io ricordo che era successa nella prima guerra del Golfo, 1990. I reduci dalla prima guerra del Golfo, per la maggior parte, furono, dopo mesi e dopo anni, furono assaliti da patologie che non si spiegavano. Né il Ministero della Difesa americano si premurò di spiegare che tipo di vaccini aveva fatto a questi militari prima che partissero per la guerra del Golfo. Furono massicciamente vaccinati ed era un segreto militare, per cui non fu mai esposto, non fu mai rivelato questo segreto. Si pensa che fosse il vaccino dell'antrace, che era un vaccino che era stato fatto in uno studio, perché l'antrace era stato venduto all'Iraq, a Sadat, e quindi il problema era che i militari potevano essere colpiti dall'antrace, perché era un'arma, secondo taluni, era un'arma che poteva essere usata in quella guerra. E ci fu una moria di soldati tornati dal fronte che affrontò questo problema. Allora, quello che io sto dicendo non è vaccino sì, vaccino no, perché credo che in questo caso
la medicina non è una scienza esatta, è una scienza che continua a migliorare le sue capacità. Quindi quello che auspico, non che un ministro dica domani mattina dovete andare, o tra un anno dovete andare a fare i vaccini, 12 vaccini, no? Ma che dica intanto informi le persone. Una grande informazione avrebbe risolto una serie di dubbi che i genitori hanno avuto quando sono stati costretti a fare una cosa di questo genere. Seconda cosa, 12 vaccini in un colpo, direi che è fuori qualsiasi 4, possibilità. 4 e poi 6 in terza cosa, secondo la commissione Mandelli, che esce nel 17, si dice esami pre-vaccini, esami pre-vaccinali. Seconda cosa, fare vaccini specifici, non trivalenti, monovalenti, ed evitare i metalli pesanti e quindi trovare altre soluzioni. Siccome la scienza, siccome la scienza sta andando avanti con una certa velocità, io credo che noi ci siamo fermati sul vaccino, quello, diciamo, la struttura vaccinale vecchia, ma sicuramente questa si può migliorare. Allora quello che io vorrei che questa trasmissione, e così i miei colleghi giornalisti facessero, è stimolare la ricerca sui vaccini, perché non si è fermata. Allora noi abbiamo avuto altri dati scientifici. In Africa sono stati somministrati vaccini per bocca a dei bambini e ci sono stati circa 20.000 bambini che sono morti, ma gli africani non contano, perché un bambino africano non conta niente, no? Contano i nostri, ed è giusto che sia così. Allora, non è così semplice la scienza del vaccino, anche perché in tempi non sospetti, quando ero interna patologia generale, col professore Cappellato li producevo. No, e sapevo cos'era e come si faceva attenuare un vaccino trasportandolo da una piastra di Petri all'altra, fin tanto che questo diventava un vaccino attenuato, e lo facevamo per varie malattie e si facevano degli esperimenti. Si studiava, e parlo che nel 1960 c'era già la antibiotico resistenza dei vaccini a quell'epoca, scusate, dei vaccini della penicillina, e noi curavamo, e qua Padova, c'era un ospedale vicino a Padova della tubercolosi, c'erano ancora tubercolosi dentro gli ospedali che non riuscivano a essere curati, e noi riuscivamo a fare i cocktail degli antibiotici e riuscivamo a guarirli perché erano antibiotico resistenti. Quello che vi dico è un'apertura alla scienza, non una chiusura ai vaccini. Prego. Allora, sì, non so, avremo anche una pausa pubblicitaria, però sì, allora brevemente, così no, dopo. Se no parlo dopo, se era perché volevo articolare, devo dare un po' di risposte, allora, alcune cose sono state dette. Dimmi tu se c'è tempo. No, andiamo un attimo in pubblicità, sì. Ma rientriamo subito e dopo facciamo un ultimo giro di considerazioni. Grazie.